far leva sull'istinto materno delle donne e dire che mi piacciono gli animali. E a me in effetti piacciono molto. Gli animali. Che fate? Tu che fai nella vita? Tendi organi rubati. E tu sei con lui. Che fai nella vita? Sopravvivo. Ah. In che modo? Respirando. Se, no, vi siete trovati, siete fatti l'uno per l'altro, diciamo. Voi tre siete insieme. Tu l'hai detto in maniera com'è? Purtroppo, se non volevi stare in prima fila. Ah, proprio per questo non volevi stare in prima fila. E quindi ora che devo fare? Quindi ora parli con loro. Che dire, smetto o no? No, ma sai che c'è un pubblico che ti odia. Sono tu per essere una persona squisita. Qualcuno sta spaccando delle bottiglie. Addirittura. Sì, io so, che fai? Che lavoro fai? Io so. Il medico. Buono. Buona questa cosa perché mi fa male un braccio. Qual è il destro o il sinistro che è quello dell'infarto? Ah, meno male, ok, se no era. Me la saresti ricordata questa serata. Tu che fai invece? Medico, ma in che siete specializzati? Cioè, siete due cose diverse? Come niente? Medici generici. Generici? Medici di base? Nemmeno. Voi. Base in base. Se c'è. Ma state cercando lavoro quindi? No, lavoriamo. Lavorate? Quello è il problema. Come fai a lavorare senza un. Cioè. La laurea ce l'ho. Ma dove? Basta, all'università qua sopra. All'università lavorate? No, ho preso la laurea. Sì, però non ci stiamo capendo. Cioè, tu sei a Torino, magari ci può servire. Cioè, come funziona? Cioè, tu ti laurei, poi lavori però dove? Fare le sostituzioni all'ergo di base, le guardie mediche. Ah, Il medico alle partite, un sacco di cose. Tu lo supplente. Ti chiamano e tu dici, c'è bisogno di. Il medico sta male, che già fa ridere qualcosa. Vieni tu. E alle partite pure fai il medico. No, non l'ho mai fatto, però. No, Ah, ok. Ti stai vantando di una cosa che potresti fare, diciamo. Se tipo, mi mandi tu, medici in prima linea, però tipo in panchina, tipo una cosa. Quindi non è emozionante la vita del medico. Qua. Beh, in questo periodo sì, dai, tra Appunto. la pandemia sì. Avete fatto qualcosa, diciamo. Un po', oppure no, neanche, Sì. non è chiamato, non si fida. Bene, quindi tutti e tre siete medici. No, io no. Tu che sei? Impiegata. Siete amici, Da poco. Da poco, da stasera. Da poco. Tu sei da solo. Non vuoi essere amico loro? Mi sembra. Io come lavoro principale faccio durante i pubblici di spettacoli comici. Davvero? Davvero? Vivo questo spazio. Ma di tu sei oppure è una. Ah, vuoi diventare amico tuo? Guarda, forse devi stare qui, c'è un posto libero accanto a loro. Ragazzi, oggi andate via in tre. Tu sei invece? Quello che vuoi, impiegato, in cerca di lavoro. È una proposta erotica che mi stai facendo. Allora, andiamo via in quattro oggi, mi sa, ragazzi. Lasciamo le cose pazze. Va bene. Voi dietro siete una coppia. Sì. Mi sono molto entusiasmo. Quanto è che state insieme? 5 anni. Ah, è comprensibile allora questo. Sì. Come vanno le cose? Adesso deve darti il permesso per parlare, per sé. Penso che. Ok. Vabbè, che fate voi nella vita? Io Tu nulla.
nulla. Tu sei ricchissima, domanda grande. Che fai? Che fai? Ah, bancaria, allora sì, allora sì, hai fatto bimbo come dire. Vi sposate? Sì. Quando l'anno prossimo? Tanti auguri, posso venire, fai un applauso, un applauso. Vengo al matrimonio. Che fate come bomboniere? Facciamo. No, sai, quelle cose. Le offerte, quelle. Offerte. Tu sei povero, cioè. Ragazzi. Un'opera di beneficenza. Fate una colletta, ragazzi, qui aspettate. Passo col cestino. Ok. Voi che fate? Tu fai linguaggio di segni. E lei traduce quello che hai detto. Ascensori. Ah, tu quindi hai paura di ascensori e adesso lavori negli ascensori, quindi per superare il trauma lavori. E adesso io, tu in che lavori? Cosa lavori? Quello che capita. Sono ex postino, ex insegnante. Hai paura dei postini da piccolo anche no? Ok. Però noto che c'è questa cosa che le donne lavorano e gli uomini fanno. Quindi mi piace questa svolta femminista di chi ti scalo, questa cosa molto positiva. E quindi anche tu tieni la stretta perché sennò finisci. Appena ci mettiamo insieme. Ah, non stare insieme? Certo. Se vuoi. Grazie. Sono l'Alberto Castagna del 2000. Comincio prima l'infarto, anche quello, tutto. Pieno, non c'è tutto. Ok. Tu, guarda, non lo so, ma io vorrei rimanere con un mistero. Guarda, attualmente sono disoccupato. L'avevo intuito dai pantaloncini fuori. Faccio solo voi due, alla fine. Chi siete voi due? Carlo. Ciao Carlo. Loro vengono da Roma. Sì. Ecco, apposta. Davvero? Ma apposta per questo aspetto? No? Solo perché. Davvero? Ma io sto a Roma, quindi. Quindi dovete fare quando non lavoro. Le serate di mattina. Fate le serie fino lì. Quando si spingeva per questa cosa, non sarebbe una cosa. 160 gradi, le facevo il mercoledì. Queste sono cose locali, ma come guardare il TG3 queste? Le cose che facciamo solo noi. Ok. Qui siete di Roma, però perché siete qua? Perché ci vuoi, facciamo questo spettacolo, gli piace, che facciamo? Andiamo a chiedere. Andiamo a chiedere. Ah, tu quindi sei stato, cioè, sei qui a controllare che tra me e lei non succede niente. Principalmente. Potrebbe essere. Vedi che peccato. E voi che fate nella vita? Io riparo orologi. Ripari orologi? Un bel lavoro di altri tempi, però bello. Poi magari si lavori, chi non più chi fa questo lavoro, di vecchietti contentissimi. Però sì. Quindi fai felice gli anziani. Sicuramente, ok. Il tipo della zona. Che zona sei? Roma Sud. Dove? La zona Romania, perché non c'è. Romania, quindi. Molto per Napoli. Perché? Napoli è casa modica, però sì. Certo. E quindi uno per riparare un orologio deve fare veramente la. Deve arrivare. Deve rischiare la vita, perché comunque. Non sono colleghi anche altre parti di Roma, fondamentalmente. Ah, sì? Si lavora con quello che si ha a disposizione. Quindi rame, queste cose qua. Ok. Bene, sono bello che ci sia questo ancora questo lavoro. E come nasce questa passione per. Ma
ma diciamo che la cosa un po' estemporanea, perché io dopo scuola andavo al negozio di mio padre, non era orologiaio, un bel giorno mi dà una seta di attrezzi, l'orologio buttato. Andò così. Poi piano piano ho fatto corsi, altre cose. Nella sua mancanza di istruzione ha fatto un lavoro. ragioniere? Tecnicamente. Non ci mettono sul fondo. Beh, meglio forse fare il orologiaio. Sì, tecnicamente sì. Io l'unica immagine che ho di ragioniere è Fantozzi, quindi non so. Il mio immaginario è quello. Non so se tu l'hai impiegato, forse puoi confermarmi. No. Scusa, non volevo mancarti di rispetto. Scusa. Con quanto? Vediamo se puoi vantarti con tanto. 110. Sentivo un suono di un orologio. Che orologio era? Così volevo vedere se eri pronto. Di quelli che sono dei modi d'acciaio. Ah, mazza, raga, questo è tipo l'uomo gatto, però degli anni. Bello, bello. Ma torni a Roma domani? No, stanotte. Stanotte torni a Roma? In realtà vivo in un'altra parte di questa Roma, però vabbè. Ok. Paese di sgarbi. Come? Paese di sgarbi. Oh, paese di sgarbi, qual è? Sutri. Sì, dallo sgarbi. Perché sai dove sta sgarbi? Ma Sutri è quel paese dove lui ha imposto di non girare con la mascherina. Esattamente. Ho capito perché ti hanno messo lì separata dal resto. Sono due, due sedie, un volo accanto. Ok. Va bene. Dai, ci vediamo a Roma allora quando torniamo. Senza magari lui sta morendo, no? Ragazzi, il vostro momento andate. Va bene, dai. Possiamo andare, quindi. Passato? Peccato. No, scherzo, dicevo per lei. Lei che fa signore in giallo? Operaio dove? Una fabbrica di assorbenti. Ma davvero? Non ci credo. È vero? Sì, sì. No, assorbenti è meglio, è più empowerment in questi tempi. Come si trova in questa... Allora è vero che quelli con le ali mettono la tranquillità. Bene, quindi quanto ci rimorchia con questa cosa degli assorbenti? Vai dalla donna e sei pupa, guarda qui che c'ho. Funziona. Così. Solo in quei giorni funziona.